cominciamo da... Adesso vi dirà lui il perché, perché abbiamo scelto Demetrio Albertini. Vogliamo lanciare proprio quest'anno, nell'anno della cultura, una promozione forte del tratto lombardo della via Francigena. Demetrio ha fatto delle esperienze molto importanti sul campo, non solo sul campo da calcio, ma anche sul campo dei cammini e degli itinerari religiosi. Io lascerei la parola al Presidente Maroni, che tra pochi minuti ci deve lasciare e non vorrei tenerlo sotto sequestro tutta la mattina, così annuncia il nostro nuovo testimonial e poi lascerei la parola a Demetrio Albertini per dire il perché di questa scelta, perché ha accettato e la sua esperienza. Ti devo lasciare temporaneamente, non... anche se ho influenza e sono un po' malmesso, diciamo, ma sono molto contento di essere riuscito a passare oggi qua. Voglio ringraziare davvero Cristina e tutti i suoi collaboratori, perché sta facendo un lavoro straordinario. Come sapete, dal 29 maggio di quest'anno è partito l'anno della cultura lombarda, che segue l'anno del turismo, dal 29 maggio, perché il 29 maggio è la festa della Lombardia, per un anno intero. Turismo e cultura sono un binomio molto forte, molto unito, su cui abbiamo investito, su cui stiamo investendo risorse concrete, decine di milioni di euro, contributo dal bilancio della regione che non è stato facile trovare, ma che siamo riusciti a mettere a disposizione perché è importante. Come diceva Davide, la cultura spesso fa paura. Noi crediamo che sia un valore straordinario, una potenzialità straordinaria per la regione Lombardia. Quando incontro i miei colleghi governatori giro per l'Europa, conoscono la Lombardia, ma la conoscono come la regione della manifattura, la regione del PIL, la regione forte economicamente, Suprambilla, i capannoni. È vero, è questo, ma è anche molto molto di più. Siamo la regione che ha 11 siti UNESCO, la regione che ne ha di più in Italia, che è il paese che ne ha di più al mondo. E siti UNESCO vuol dire patrimonio mondiale dell'umanità, non una robetta così. Allora, quando io incontro, spesso vado nelle università, incontro giovani che studiano, che si informano, che sono curiosi, e chiedo loro: quanti di voi hanno visitato tutti gli 11 siti UNESCO della regione Lombardia? Una, due mani al massimo alzate. Ed è un peccato, perché il patrimonio culturale non è solo questo, è tanto altro, ma per fare un esempio, merita di essere valorizzato di più dalla regione. È quello che abbiamo voluto fare con queste iniziative. Adesso si aggiunge la via Francigena, io l'ho fatta 3 chilometri, insomma, non è che ho fatto, però insomma le cose simboliche sono importanti anche quelle, no? E devo dire che è stato un percorso, no, ho fatto 10 km, una mattinata ed è stato bellissimo in mezzo ai prati, in mezzo alla natura, passando anche un paio di cittadini e anche quello, conosciamo tutti la via più famosa che è il Cammino di Santiago, Santiago di Compostela, va bene, io credo che la via Francigena non abbia nulla di meno. Lì c'è una persona che con me ha fatto la via Francigena, anzi lui l'ha fatta tutta, non abbia nulla di meno. Dobbiamo solo crederci, dobbiamo solo valorizzare, dobbiamo solo coinvolgere, dobbiamo solo parlarne. Anche solo parlarne vuol dire far sapere, far conoscere. Dopodiché, una volta che uno viene qua, una volta che uno vede i nostri siti UNESCO, una volta che uno vede i nostri laghi, il lago di Como, il lago di Varese, altrettanto bello come quello di Novgorod, come più bello, si innamora e non se ne va più. Questo è lo sforzo che noi stiamo facendo e quindi ringrazio davvero ancora Cristina, ringrazio Demetrio che ha accettato di fare da sposo, da testimonial, insomma, di queste bellezze, e avanti così.
così, con la cultura, con la C maiuscola. Grazie a tutti, buonanotte.